Contrarre il Covid-19 è ritenuto infortunio sul lavoro. E questo in linea con il passato. Da tempo, infatti, l'INAIL considera le malattie infettive come infortuni di lavoro, anche qualora queste siano contratte al di fuori dell'ambiente lavorativo. Da qui l'allarme di Confindustria, che chiede di non far ricadere le responsabilità sugli imprenditori. Nella misura in cui si parifica il contagio da coronavirus all'infortunio sul lavoro, possono scattare tutta una serie di normative speciali che potrebbero arrivare anche a individuare la responsabilità penale del datore di lavoro. E questo spiega la grande preoccupazione del mondo imprenditoriale. Però guardi, io penso che queste preoccupazioni, che sicuramente sono fondate, possono essere in parte ridimensionate. Perché vede, già il datore di lavoro ha una normativa che gli impone di garantire tutti gli obblighi di sicurezza, per cui se l'impresa applica in modo puntuale questi protocolli, credo che il rischio di una responsabilità penale, si riduca in modo drastico a carico dell'impresa stessa. In caso di contagio, il risarcimento al lavoratore sarà tutto a carico dell'INAIL, che potrà poi chiedere i danni in regresso all'azienda, ma solamente in caso questa subisca una sentenza di condanna penale. Precedentemente, invece, l'INAIL poteva agire contro l'azienda anche senza alcuna condanna. Il risarcimento sarà tutto a carico dell'INAIL a parte i cosiddetti danni differenziali, perché l'INAIL copre con il meccanismo del testo unico una serie di danni, compreso il danno biologico, copre tutti i danni anche connessi a eventuali ricoveri ospedalieri, tutti i danni patrimoniali, però il lavoratore può rivendicare nei confronti del datore di lavoro il cosiddetto danno biologico differenziale, cioè quello che viene liquidato con criteri diversi da quelli applicati dall'INAIL e più favorevoli per il lavoratore, così come eventuali altri danni patrimoniali. Sarà il lavoratore che dovrà dimostrare che l'origine della malattia è avvenuta a seguito dello svolgimento dell'attività lavorativa. E questo chiaramente rende la cosa abbastanza difficile. Il Covid è una malattia a eziologia multifattoriale, cioè possono essere molto vari i fattori di origine della patologia. E quindi per un lavoratore non sarà facile dimostrare che, anche se non sono state applicate le misure di sicurezza, sono proprio quelle che gli hanno causato la patologia e che lui invece non l'aveva contratta al di fuori dell'ambiente aziendale. Quindi da questo punto di vista l'INAIL ha adottato un approccio molto prudente al problema e quindi ha limitato la possibilità di rivalsa nei confronti del datore di lavoro. Il tutto è stabilito dai decreti del Presidente del Consiglio, in sinergia con le associazioni di categoria e i sindacati. Mi sembra che si sia agito in maniera abbastanza corretta e efficace. È chiaro che poi guardi il rischio. Non è mai eliminabile. Questo vale in generale.